perché? Vengo. Che strano. Ride. Senti, chiudiamo il collegamento. Basta, basta. Dov'è? Chiudiamo il collegamento qui. Che se fa ridere oggi, eh? Devo dire, guardalo, guardalo. Prego, oh, prego. Stia fermo lì. Oh. Ci sente? Ci sente. Cos'è? Cosa? Oh, ci siamo finalmente. Ecco, levi quella I rosa. 40-50 secondi buttati via. Buonasera, Freddo. Sì. Sì. Non ti sento. Ah, ti sento proprio proprio. Questa simbologia sui risultati, insomma. Ti sento again again. Va bene. Ti sento sì. Little. Vabbè, ha visto cosa vogliamo fare? Vogliamo parlare del Lecce? Del Lecce? Sì. Del Lecce non ne parlo perché è in crescita. Ah, beh, sì, questo è il motivo. Allora, non ne parlo. Allora ci parli del Foggia che ha battuto la Lazio 4-1, va bene. Caleidoscopio sì. Dei sentimenti equatoriali. Ma dov'è? Lì in studio c'è un caleidoscopio? Attenzione, eh. All'improvviso, per la mia sensibilità, sì? Mi batte all'imbalzata il pancreas. Ah, risponde in levare il fegato, lo guardo e gli dico, sì. Vuoi un poco di insulina? Cosa sta dicendo? Guardo nello spazio-tempo. Sì. Sì, che non è chiaro cosa Cinque sia. Cinque dello Hoop passa a Ricchi di Gaulle. Ah. Ricchi di comma Sparpacellona. No. Addirittura. È lo schema. Sparpacellona Stuart che gli dice: oh, storate le orecchie, tira! Ah. Palo, doppio palo, tris, bastone, sette, bello, mano di burro e mento di culo, gol. Cosa? No, chi? Aspetta, mento di cavolo. Ah, che cosa sarebbe? Sarebbe, scusi? Giocatore di Biagio, sì. È estratto nel concorso Telefortuna 94. Ah, un gol fortunoso, ecco, questo diciamo voleva dire. Cosa fa? Cos'è? Scusi, nuota? Sta nuotando? Cosa c'è? 14 minuti più tardi. Sì. Sempre 14, ovviamente. Cappellini, sì. Piglia a Cumplener, sì. Entra in area, osserva l'incrocio dei pali, sì. Ha la precedenza, gol. Ah, beh sì, se aveva la precedenza. Ma è entrato in campo con la patente? Ma penso di sì, comunque. Va bene, nel nostro secondo no, tempo... No, scusi, l'intervallo... C'è stato un intervallo. Ah, ecco. Karaoke, solite cose. Non c'è stato karaoke. Oh, no. Abbiamo trattato un poco di arte gotica, sì. Addirittura, un poco di origami con gli striscioni della Lazio. Immaginiamo, sì, certo. E la sai l'ultima. Cos'è cioè? La sai l'ultima, scusi? Concorso di barzelletta, sì? Tra simpatia Zeman, sì. Ed euforia azzurra. E chissà chi ha vinto una gara allo spasmo. Sì. Ma il presidente della giuria, Casillo, sembra imparziale, non sì. Si è pronunciato. Ah, beh, ha vinto Zeman. Ah, non si è pronunciato, ha vinto Zeman. Imparziale. Sì. Secondo tempo... Si può sapere? La quadriglia dell'amore. Cioè, sarebbe... gol. Vabbè, vabbè, gol, gol. Due del Foggia. Al terzo tempo, sì? All'improvviso, che cosa? Cronaca di una vittoria annunciata. Ah, addirittura. Festeggiamenti. Ah, i festeggiamenti. Parliamo di questi festeggiamenti. Un poco di tiro con l'arco, sì. La corsa coi sacchi, un poco di backgammon, un 2-3 stella. Come no? E con conseguente ingabrettamento di Frenzy. No, no, non cominciamo. Fa sempre male, no, Frenzy? Per cortesia, Frengo. Ti è venuto. Frengo. Ti fa sempre. Valori. Aspetta, con questa storia di Frenzy. Si giri. Frenzy. Per cortesia. Per Volevo cortesia. Lanciare un messaggio. Sì, ecco. Sì. Mio caro Zeman, oh. Ah, un messaggio a Zeman. Tutti ti vogliono, tutti ti cercano. È vero. Il tuo schema da do fa imbazzire la gente. È vero. Un sacco di la sede del Foggia è diventata una cassa di appuntamento. Adesso non esageriamo. Tutti lo vogliono e tutti lo cercano. Questo l'abbiamo capito. Mio caro Zeman, se ti vuoi staccare dal Foggia, sì. Noi Fugge, democraticamente, ti possiamo dare una mano. Beh, giusto. Ti bello. Possiamo aiutarmi, beh, caro Zeman. Come? Ti possiamo caricare tutti gli effetti personali, la televisione in macchina. Sì. Ti possiamo accompagnare nel trasloco. Beh, bellissimo. Questo vi cosa. Fa un'ora. E pigliando la cumplanera, sì. Ti possiamo sì. Accompagnare davanti all'autoscuola autopubblica. Ancora no. E poi tutti insieme, sì. Con una mano, ti carichiamo di saluti. E sì. Con l'altra ti carichiamo di una zucca. No!